Salve amici di YouTube, nel video precedente ci siamo lasciati dopo aver dato la definizione di audiofrequenza, di guadagno intenzione, quindi in ampiezza del segnale sonoro, e guadagno in potenza in un sistema audio. Oggi ci occuperemo a livello di definizione, perché è molto importante capire prima il concetto e poi fare degli esempi. Di un altro concetto fondamentale nel mondo dell'audio, cioè dell'impedenza, cioè la tendenza di un circuito ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica alternata. Infine abbiamo visto che un segnale sonoro è in realtà una corrente variabile nel tempo, come un'onda sinusoidale, e come tale da considerarsi un'onda alternata, per cui può subire l'impedenza nell'entrare in un circuito come un preamplificatore e poi come un amplificatore e infine in una cassa acustica. Quindi quest'onda alternata incontra l'impedenza del preamplificatore, poi l'impedenza dell'amplificatore e poi l'impedenza della cassa acustica. Ora, in questi tre stadi, il segnale sonoro deve affrontare livelli di impedenza diversi da stadio a stadio e non solo, ma anche diverse impedenze in entrata di uno stadio e diverse impedenze in uscita dallo stesso stadio, e vedremo in quale parte. Ma vediamo meglio. Ad esempio, qui ho un'immagine di un amplificatore collegato a delle casse. Se questo amplificatore dice che sopporta un'impedenza di 4 ohm, non ci puoi buttare una serie di altoparlanti che nella loro sommatoria mi danno un valore inferiore a 4 ohm. Deve essere o uguale o superiore a 4 ohm dell'amplificatore, perché se è sotto questi 4 ohm di impedenza dell'amplificatore, rischi di bruciarlo l'amplificatore. Nel video successivo faremo degli esempi con degli altoparlanti e misureremo l'impedenza proprio dal vivo con un multimetro e vedremo come collegarli, perché tanti hanno la necessità di collegare molte casse in un amplificatore che ha magari soltanto due canali come questo, un canale può utilizzare quattro casse, però bisogna saperle calcolare come se fossero delle resistenze, quindi bisogna applicare la legge della somma delle resistenze in serie o la somma delle resistenze in parallelo. Quindi bisogna fare due o tre calcoli. E questo lo vedremo nel prossimo video. Però noi ora vediamo le impedenze che si incontrano in entrata di uno stadio e in uscita. Allora, il nostro preamplificatore deve acquisire la tensione dalla fonte. La fonte può essere un microfono o un lettore CD o un giradischi, così via. Quindi a lui interessa la tensione, cioè il preamplificatore deve amplificare la tensione, ottenendo un guadagno in ampiezza, perché altrimenti il segnale sarebbe così piccolo da non poter essere successivamente elaborato dallo stadio successivo, cioè l'amplificatore. Quindi, come abbiamo detto nello scorso video, il preamplificatore fa questo guadagno in ampiezza del segnale e lo passa ai finali di potenza, cioè all'amplificatore. Ciò significa che il preamplificatore deve prelevare pochissima corrente, perché a lui non interessa la potenza, ma solo la tensione. Ecco allora che all'entrata, di un preamplificatore,
troveremo sempre un'alta impedenza. Facciamo, scriviamolo. Allora, qui abbiamo il nostro pre. Qui abbiamo il microfono. Quindi all'entrata nel preamplificatore c'è un'alta impedenza. C'è un'alta impedenza. Perché appunto a lui non interessa la corrente, al preamplificatore non interessa la corrente, quindi la potenza. E quest'alta impedenza all'entrata del preamplificatore si oppone appunto alla corrente in ingresso per prelevare solo la tensione. Infatti si dice che il preamplificatore è un amplificatore di tensione. Da un punto di vista del circuito, così come è costruito, come è composto, perché lui vuole soltanto un guadagno di tensione, un guadagno di ampiezza del segnale e pertanto lavorerà con una corrente di ingresso molto bassa e genererà, di conseguenza una bassa potenza. Ma la domanda che viene dopo qual è? Come sarà l'impedenza in uscita dal preamplificatore e quella di ingresso dell'amplificatore? La risposta è che avrà anche un'uscita ad alta impedenza. Quindi qui abbiamo il nostro ampli, amplificatore, e all'uscita del pre avremo anche un'alta impedenza. Quindi sia all'ingresso che all'uscita del preamplificatore c'è alta impedenza. Perché si ha in uscita un'alta impedenza? Per poter offrire all'amplificatore un segnale amplificato in ampiezza con una corrente minima, perché anche l'amplificatore ha bisogno in ingresso del solo segnale preamplificato in ampiezza, cioè in tensione. In definitiva, il compito del preamplificatore qual è? È di dare un po' di guadagno al segnale sonoro di ingresso e passarlo all'amplificatore, già pronto e accettabile per essere elaborato. Quindi da ciò ne viene che l'amplificatore non vuole tanta corrente in ingresso. Se qui all'entrata dell'amplificatore c'è un'alta impedenza, vuol dire che all'entrata dell'amplificatore non ci sarà tanta corrente e qui non ci sarà tanta potenza perché non circola tanta corrente. Quindi sfavorisce il passaggio della corrente in favore invece del passaggio del segnale di tensione bello ampio, pulito. Ma allora, se nel preamplificatore circola poco co corrente, nell'amplificatore in ingresso abbiamo di nuovo un'alta impedenza con conseguente corrente d'ingresso molto bassa, da dove tiriamo fuori la potenza? Cioè, da dove tiriamo fuori i watt? Ecco, questo avviene proprio nella circuiteria dell'amplificatore. Infatti è detto appunto amplificatore di potenza o amplificatore di corrente, che in collaborazione con l'alimentatore e con tutti gli stadi finali, transistor o valvole, come vengono in gergo detti appunto finali di potenza, sono componenti attivi che potranno avere diverse configurazioni a
accoppiando tra loro più stadi dello stesso tipo o stadi di tipo diverso. Vedremo diversi esempi in futuro in altri video, e aumenteranno così la corrente circolante e quindi la potenza. Ecco qui che nell'amplificatore si generano i watt. Infine, questa nuova corrente così generata, o come si vuol dire, corrente amplificata da questi finali di potenza, viene lasciata passare libera da impedimenti per fluire nelle bobine delle casse acustiche. Quindi ora dall'amplificatore si passa alle casse. Quindi, come avete capito, all'uscita dell'amplificatore ci sarà una bassissima impedenza, proprio perché non deve andare contro la corrente, deve favorire il passaggio della corrente. Un'impedenza è una resistenza, e quindi se la resistenza è troppo alta, la corrente non circola nelle casse. A me mi serve corrente che vada a circolare nelle bobine delle casse e faccia vibrare le membrane in modo da generare un suono buono, come nei woofer, nei subwoofer, oppure un suono alto, acuto nei tweeter e negli speaker. Quindi all'uscita dell'amplificatore abbiamo una bassa impedenza che, come sapete, nelle radio è di circa 4 ohm ed è quella necessaria per pilotare i nostri diffusori. Però la storia dell'impedenza nel cammino di questo segnale sonoro che abbiamo visto, quindi dal microfono c'è un'alta impedenza all'ingresso del preamplificatore, all'uscita del preamplificatore c'è un'alta impedenza per favorire il guadagno in ampiezza del segnale verso l'amplificatore, poi dall'amplificatore c'è una bassa impedenza per favorire questo watt, questa potenza che si è formata nell'amplificatore nelle casse. E anche le casse acustiche hanno una loro impedenza in ingresso. Infatti a volte sentiamo parlare di amplificatore 100 watt RMS per un carico di 4 ohm, oppure per un carico di 8 ohm, oppure per un carico di 16 ohm. Allora, ho parlato di 100 watt RMS. Quella parola RMS ha un significato particolare. Sono 100 watt, cioè la potenza continua che un subwoofer, un tweeter o uno speaker può accettare in continuo, sempre corrispondendo all'impedenza dell'amplificatore. Se qui nell'amplificatore c'è scritto 4 ohm, io devo rispettare una serie di casse con un'impedenza totale di 4 ohm, oppure anche 8 ohm va bene, ma mai scendere sotto i 4 ohm se è specificato 4. Se magari fosse specificato 2 ohm, qui potrei scendere fino a 2 ohm, ma mai sotto 2 ohm. Quindi vale la regola superiore o uguale all'uscita dell'amplificatore, va bene come impedenza totale delle casse,
ma mai scendere sotto al valore che dice l'amplificatore, perché si brucia, può andare in cortocircuito. Quindi abbiamo detto 100 watt RMS. 100 watt RMS vuol dire un valore continuo nel tempo, però può avere anche un picco di 200 watt che può durare qualche secondo. Un picco di 150 watt che può durare qualche secondo, ma quando si dichiara 100 watt RMS si intende la potenza continua nel tempo, duratura, e non, di picco, non di picco in continuo, in tempo prolungato. Perché molte ditte dichiarano 2000-3000 watt, però il valore effettivo sono i watt RMS, cioè quelli che riesce l'amplificatore a tenere in un tempo prolungato quella potenza. Allora, infatti, che succede? Che ammettiamo di avere un amplificatore come questo e colleghiamo degli altoparlanti da 8 ohm. La potenza massima in uscita dall'amplificatore diciamo sarà di 200-220 watt. Che succede? Che l'impedenza delle casse fa variare anche la potenza dell'amplificatore. Infatti, se invece di mettere delle casse di 8 ohm che mi danno 220 watt, metto delle casse da 4 ohm, io avrò che l'amplificatore mi potrà erogare più potenza perché incontra un ostacolo minore alla corrente, quindi arriverà a darmi 350 watt. Quindi c'è una relazione tra l'impedenza delle casse e l'impedenza dell'amplificatore. E più bassa è l'impedenza dell'altoparlante, più alta sarà la corrente che può essere assorbita dall'amplificatore, quindi più alta sarà la potenza in uscita dall'amplificatore. Certo, bisogna fare attenzione a se l'altoparlante è progettato per avere un massimo di 400 watt, più di quelli non dà. Comunque è bene sapere che si può giocare con il numero degli altoparlanti, dei bassi, dei subwoofer, dei tweeter, però se i watt dichiarati di quell'amplificatore sono quelli, non è che si può andare oltre, però è bene sapere che c'è una relazione tra l'impedenza delle casse e l'impedenza dell'amplificatore, cioè bassa impedenza dell'altoparlante più potenza nelle casse. Alta impedenza delle casse, meno potenza erogata dall'amplificatore. Ecco quindi che nasce l'esigenza dell'accoppiata amplificatore-diffusore, che se una persona vuole costruirsi da solo un sistema audio ad alta fedeltà, deve tener conto di questa accoppiata. E studiarsi prima che tipo di diffusori e poi a che altoparlante accoppiare. E
questo faremo degli esempi con delle casse nel prossimo video. Vedremo come si mettono in parallelo, vedremo come si mettono in serie, se in serie che tipo di impedenza mi danno queste casse, se in parallelo vediamo quanto mi scende l'impedenza e se mi va bene per l'amplificatore che ho. E bisogna fare questi calcoli se uno si vuole costruire un sistema da solo. Oppure c'ha un amplificatore, ora vanno di moda questi amplificatori in classe D che vendono dalla Cina, magari 50 watt e dichiarano 200 watt e poi hanno un'impedenza di 4 ohm e bisogna vedere che tipo di casse con quale impedenza poterli collegare. Ci sono su siti come AliExpress prezzi bassi ora, non più come prima che un amplificatore costava 1000 euro, 2000 euro. Io ho visto in vari siti alcuni amplificatori a poco prezzo, basta saper abbinare le giuste casse, con la giusta impedenza e si può avere anche un sistema audio, di buona qualità anche pagando poco. Allora, per questo video è tutto. Anzi, vi voglio far vedere delle specifiche di un amplificatore. Questo è un amplificatore, molto bello. C'ha queste specifiche. La potenza in uscita mi dà 140 watt per due canali. Se ho l'impedenza dell'amplificatore o uso delle casse a 4 ohm. Invece, se uso delle casse con impedenza ad 8 ohm, posso utilizzare delle casse. Mi darà, scusa, una potenza di 85 watt. Vedi, aumentando l'impedenza diminuiscono i watt. E basta guardare le specifiche degli amplificatori e uno si rende conto più o meno che cosa vuole ottenere per il proprio sistema audio. Io per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, se vi ho dato delle informazioni che vi possono essere utili, vi prego di iscrivervi al canale e così seguiremo questo corso di sistema elettronico audio e andremo avanti come sto facendo ora.